Mai dimenticare, il primo appuntamento aquilano del Premio Nazionale Borsellino coincide con la giornata della memoria. Gli studenti aquilani all'Auditorium del Parco, con un appuntamento alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, del presidente della Corte d'Appello dell'Aquila Fabrizia Francabandera, dello storico e avvocato Luigi Guerrieri. Gli studenti hanno potuto ascoltare le letture di testi di Liliana Segre e Primo Levi, interpretate dagli attori Silvia D'Anastasio e Fabio Di Pietrantonio nello spettacolo Se questo è un uomo, se questa è una donna. La memoria, insomma, declinata in tutte le sue accezioni, perché purtroppo gli episodi di razzismo, antisemitismo sono ancora troppo presenti nella nostra società e allora si deve parlare ai giovani. Il messaggio è che quello che è stato in teoria può sempre accadere, non nello stesso modo, con modalità diverse, ma nasce sempre dall'intolleranza. Poi l'intolleranza o la paura del diverso, il desiderio di assimilazione, quello è nella natura umana ed è quello che dobbiamo evitare sempre. Quindi in agguato c'è sempre il razzismo, la chiusura, i muri che si rialzano e li vediamo. Ma è proprio il razzismo è una cosa diversa dalla normale violenza umana. C'è dietro un pensiero. Quello che è accaduto non è accaduto per caso in quegli anni, è accaduto in un contesto in cui già si era cominciato con il razzismo verso gli africani. Ricordiamoci che prima ci sono state le campagne d'Africa e gli orrori che gli italiani, brava gente, hanno fatto in Africa. È da lì che nasce poi il disprezzo del diverso, il disprezzo dell'altro da sé, l'idea di chiudersi nei confini identitari, e nasce tutto da lì e nasce in un'Europa colta, ricca, e non possiamo dire che nasce dall'incultura, insomma, ecco, nasce nella Germania che aveva ben grandi filosofi, poeti, che usciva da anni di liberalismo, di democrazia. Stiamo oggi per ricordare e per sottolineare l'importanza di una giornata come questa, come l'importanza di tante giornate in cui abbiamo bisogno di non dimenticare. E oggi celebreremo, ricorderemo le vittime della Shoah insieme alla dottoressa Francabandera, insieme al dottor Guerrieri, che ripercorrerà un po' a livello storico quello che è stato quell'orrendo periodo, e faremo in modo di testimoniare, di passare il testimone ai giovani affinché possano continuare queste idee, possano essere importanti per loro e soprattutto che loro conoscano quello che è successo affinché tutto ciò non si ripeta.